Sindaco, si inaugura oggi l'ambulatorio veterinario, una struttura qui incontrata consolida. Ecco, cosa si può fare e chi ha bisogno di aiuto verso gli animali? Sì, si inaugura oggi qui questo ambulatorio veterinario. Poco fa con i colleghi medici veterinari dell'ASP parlavamo che forse dopo 12 anni loro ricordano che si riapre questo ambulatorio veterinario comunale. E ci saranno dei punti di riferimento, il mio assessore, ringrazio il mio assessore Roberto Alara per l'impegno che si è preso e quindi che ha portato, per aver portato a termine anche questo progetto. Era un progetto che io ricordo bene, io iniziai a lavorarci su quando era assessore, poi mi sono dimesso, ha continuato l'assessore che mi ha succeduto e poi quando sono stato eletto sindaco ho affidato l'incarico, la delega all'assessore Lala e finalmente oggi dopo quasi 2 anni di lavori siamo riusciti a completare. Penso che è un fiore all'occhiello per Agrigento, è una lotta al randagismo ma anche una cura per gli animali e randaggi che avranno bisogno di assistenza e ringrazio anche l'associazione di volontariato che assieme a noi continueranno l'opera proprio della degenza, dell'assistenza, della cura di questi animali che subiranno gli interventi. Finalmente, per me è una grande soddisfazione essere qua a inaugurare questo ambulatorio, è un progetto che parte da lontano 2010. Sono contenta perché vedo in questa giornata di inaugurazione tanti cittadini, che sono quei cittadini che devono fungere d'esempio contro coloro che al contrario abbandonano gli animali, che ahimè sono tanti, abbiamo il canile pieno. Se il canile è pieno perché ci sono molte persone che abbandonano. Un mio grazie va anche alle associazioni animaliste perché sono coloro che fanno un grande lavoro di supporto anche all'amministrazione. E un grazie all'ASP, ai medici veterinari che saranno coloro che verranno ad operare in questa struttura, i cani e i gatti. Per quanto riguarda i gatti faccio un invito ai volontari, a coloro che si occupano dei gatti, di fare richiesta per le sterilizzazioni presso l'ufficio sanità del comune di Agrigento. Quale sarà la prassi per utilizzare questa struttura? Praticamente si fa la richiesta per quanto riguarda i gatti sensi della legge 281 del 91 presso l'ufficio sanità del comune di Agrigento, per cui ovviamente ci sarà una lista di coloro che fanno la richiesta per prima e susseguirsi verranno sterilizzati tutti i gatti. Diciamo che abbiamo anche creato un supporto per fare in modo che il volontario possa catturare il gatto della sua colonia felina attraverso delle gabbie trappola che noi comune forniremo. Sostanzialmente la struttura tecnicamente, se ce la può descrivere brevemente? Allora, la struttura è fatta da una sala di preparazione, un'altra sala dove il cane o il gatto verrà tosato nella parte dove subirà l'intervento, dopodiché in quella parte di sala preparatoria verrà anestetizzato e poi portato nella sala operatoria dove verrà fatto l'intervento. Dopo qualche ora di assistenza verrà trasferito nel box degenza che abbiamo costruito a norma di legge, che stanno fuori, che sono coi bendati, per cui dentro non ci sarà né caldo né freddo, ma una temperatura che è ottimale per l'animale. Ecco, il ruolo vostro all'interno di questo ambulatorio veterinario per i cani, per gli animali in generale, qual è? Allora, noi abbiamo fatto un protocollo come WWF Italia, abbiamo fatto un protocollo al comune, è quello di comunque dare un contributo al territorio agrigentino, tutta la provincia, nel cercare di tutelare e salvaguardare i randaggi che purtroppo sono diffusi nel nostro territorio, da Siculiana a Palma di Montechiaro, diciamo, abbiamo difficoltà, spesso in riserva ci portano animali e randaggi in condizioni estreme, quindi il ruolo del WWF Italia, non soltanto in riserva ma anche in tutto il territorio agrigentino, è quello di cercare di dare un contributo per questi animali che più delle volte alla fine è già segnata. Effettivamente cosa deve fare una persona che si trova in queste condizioni, trova un animale, insomma che tipo di messaggio lanciare per cercare di venire incontro a queste povere bestie? Allora, il consiglio che do ai vari cittadini è quello di contattare subito il comune di Agrigento oppure le associazioni che operano nel nostro territorio, che in maniera tale che in pochi minuti si attiva la macchina per recuperare e guarire questi animali. Ecco, per chi ha magari qualche animale a casa si può venire qui in caso di bisogno? Allora, il centro è destinato ai randaggi, quindi quegli animali poco fortunati, quelli che sono purtroppo stati abbandonati e si trovano in condizioni estreme.
Ecco, il vostro supporto a questa iniziativa quale sarà come ASP? Come ASP qua in questa struttura devo fare una premessa. Grazie alla caparbietà del sindaco e dell'assessore Gala e all'interessamento in prima persona, oggi, grazie, dopo 12 anni si riapre l'ambulatorio veterinario ad Agrigento. Ricordiamo che prima era incontrata qua il Ciavolotta e che allora non era proprietà del comunale, ora questa è proprietà comunale, nessuno ci può buttare fuori. E a distanza di 12 anni finalmente si riapre l'ambulatorio veterinario. Cosa ci sarà qua? Qua ci sarà la sterilizzazione dei cani e randaggi, ci sarà pure la sterilizzazione dei gatti, nonché la microcippatura sia dei cani papedronali che dei gatti, dei cani randaggi. Tutto questo avverrà gratuitamente a spese tutto a carico del servizio veterinario. Ecco, possiamo dire che c'è stato il vostro impegno, l'impegno del comune, insomma l'impegno di tutti, che finalmente Agrigento si dota di una struttura all'avanguardia in questo settore? Eh sì, è proprio così. Dopo diversi anni, con diversi tentativi con le varie amministrazioni, finalmente abbiamo trovato un'amministrazione che ci ha collaborato nella figura del sindaco e in maniera particolare nella figura dell'assessore Lala. Noi spinti anche dai nostri vertici dell'ASP, il commissario, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, siamo stati sempre incentivati per portare avanti questo discorso del randagismo e quindi a completamento da ciò per la sterilizzazione a cane e microcippatura. Questo è un grande passo. Io l'appello che voglio fare però a tutti i cittadini della provincia d'Agrigento, non solo d'Agrigento, è di voler bene agli animali, di adottare gli animali e di non abbandonare i cani. Il nostro lavoro si riduce, ma nello stesso tempo soffrono di meno gli animali. Allora, finalmente abbiamo raggiunto la civiltà grazie a questa amministrazione, all'assessore Lara, al sindaco e anche all'ASP, quindi finalmente ci sarà la sterilizzazione a tappeto dei randaggi della città e si inizia il passo veramente per la civiltà.